Ma bentornati sul mio canale, io sono Zero e oggi come vedete siamo tornati finalmente qui su Life is Strange. Sì, questi qui a quanto pare già li avevamo letti in passato. Vabbè, sì, il solito Warren, nostro caro amicone. Come avete visto nello scorso episodio, insomma, ok, come avete visto nello scorso episodio a quanto pare abbiamo fatto una cazzata in mano, ma l'abbiamo recuperata e finalmente quindi tutto è tornato alla normalità e siamo pronti a continuare la nostra bella e vecchia storia, nella quale appunto dovevamo scoprire chi era colui che aveva preso Rachel e che stava puntando adesso anche a Kate. Looks like David already booked a room. Eh beh sì, abbiamo anche distrutto ovviamente il povero, caro e vecchio David, che è il tizio padre finto di Chloe per il momento. Looks like David finished his car repairs. Ah, bene. Maybe there's some new clues around. Addirittura. Ma povero David, è sempre indiziato. Non ha mai fatto nulla e noi gli diamo addosso. Vabbè, comunque un'email. Leggiamo un po'. Should I have signed the petition? Ma che cazzo ne so? Blackwell sure isn't safe and private anymore. Allora, preside Wells, cordiali saluti. Nonostante la nostra accesa discussione relativa al successo della petizione per firmare l'installazione di un nuovo sistema di sorveglianza del campus, sono ancora interessato ai suoi pareri in merito ad altri metodi che possano migliorare la sicurezza della Blackwell. È necessario conciliare la tutela dei nostri studenti e la loro privacy. Quindi effettivamente sì, forse sarebbe stato... Twist that knife. Non ho avuto bisogno di una telecamera di sorveglianza per vedere la sospensione arrivare. Ti auguro buona fortuna, professoressa Grant. At least he has one weird fan. Chi è? Fai vedere. Ad anonimo, David Madsen, gentile signor Madsen, volevo dirle che è totalmente ingiusto quello che le è successo. Questa scuola è invasa da sporchi metrosessuali che non apprezzano lei o i militari. Quando lei era in carica mi sentivo sicuro nel dormitorio e nel campus perché sapevo che lì lei era lì per proteggermi. Spero torni alla Blackwell a garantirci nuovamente la sicurezza durante la notte. Questa scuola mi spaventa. Credo forse Nathan a questo punto. Wish I had surveillance footage of that conversation. Ho capito, ma... volevo scusarmi per lo scoppio di rabbia che ho avuto ieri nel suo ufficio. Ero sconvolto all'idea di aver perso il lavoro alla Blackwell. Senza un'indagine completa dei fatti, il tutto basato solamente sulle dichiarazioni degli studenti inattendibili. Un cancro sta consumando l'Accademia Blackwell e senza di me continuerà a diffondersi. Cordiali saluti, Madsen D. A Raymond Wells, ok. Basta, finiti? Grazie a Dio, non potevo più leggere cose senza senso. Una mappa. Surveillance cameras at Penn Estates? David must be working for the Prescotts too. Aia, questa è una cosa che potevamo intuire ma che non avevamo ancora scoperto al 100%, adesso lo sappiamo. David lavora per i Prescott. Qui c'è una scatola. Oh, jeez. David is packing up wedding stuff too. E che faccio? Mi nascondo nella scatola? Non mi vedrete mai, sono Snake versione donzella. E niente, qui? Either Chloe stole another gun or... Cosa? David is out there armed. Ok, la faccenda diventa pericolosa adesso. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? La ringrazio per il suo aiuto con Nathan, è molto gradito. Depliant. I wonder if David is going to the party. End of the World Party, questa è la festa che abbiamo visto nella preview di questo episodio. Episodio poi, mamma mia l'italiano oggi. Sono in vena di parlare da quanto sentite. Sentite. Wow, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Allora, noi rompiamo questo. Vabbè, sto cazzo allora. For once I don't have time to search for the code. I need to find a way to break this pa- Okay. Look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move his plank if I want to take the shot. Va bene. Excuse me. Just one picture, please. Ma tu fai le foto le cose più insulse, sai? E dopo ritorno a mettere a posto l'asse, non sia mai. Click. Another photo from my Arcadia Bay Wildlife series. Sì, eh. Fai schifo come fotografo, fatelo dire. Posso rimettere l'asse a posto? Oh, thank you. Sleep tight, my eggy wags. Mamma mia, fai schifo proprio. Comunque, allora, dobbiamo trovare un modo per distruggere il rucchetto, vedere cosa c'è all'interno, prendere tutto il necessario, poi ritornare indietro nel tempo e far finta che nulla sia successo, insomma. Quindi ci servirebbe tipo un piede di porco, qualcosa... La pallina di carta. Vabbè, il piede di porco. Ok. I can use that crowbar to pry open the Che faccio con la pallina? Gliela infilo su per il... l'ingranaggio. Allora, rompi tutto. Ma non è vero così, aspetta, ho sbagliato. Sto cazzo, scassa tutto. Sorry David, but I bet you would do the same thing as me. Non lo so sinceramente, ma nel caso noi torniamo indietro nel tempo, eh.
Sta salvando a manetta sto gioco, stai calmo. Ha finito o si è bloccato lì il salvataggio? Mi sa che si è bloccato il salvataggio. E niente, ci avremo il salvataggio per tutta la vita. Maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Parcheggio dell'Accademia Blackwell, lei sa qualcosa. Che cazzo succede? Ma no, ha fotografato anche mentre pestavano il caro Warren. La targa? Io? E basta. Mettiamo tutto a posto però adesso, torna indietro. Score. Back to Chloe now. Sto cazzo, non sono scemo io. Torniamo da Chloe. Perché mi ha preso? Per un pivello? Rimetti il lucchetto a posto. Visto come se nulla fosse mai accaduto. Ora andiamo via, va. Di qua. Chloe, sto arrivando. Ho scoperto delle cose sconcertanti. Non ci crederei mai. Guarda, pettegolezzeremo tutta la giornata. How much drama this living room has seen. Ah, e quindi? Chiama Chloe. Così. Faccio Chloe. Non posso salire sopra? No, devo chiamarla qui. Vabbè, Chloe. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing. E lei sempre con la faccia incazzata. Ah, vuole più bene a lei che a me. Ma che è tutto pixelato? Ma perché? Non è la registrazione, ragazzi, il gioco è proprio pixelato, fantastico. Cos'è in 480p questa parte? Vabbè, comunque a quanto pare, a quanto avete visto, siamo giunti finalmente a un periodo di svolta, a un qualcosa che ci porterà finalmente a scoprire nuove cose e forse finalmente a catturare questo fanatico che rapisce la gente. Perché io da quanto ho capito, ragazzi, dalle cose che abbiamo visto, credo ci sia qualcuno che rapisce le persone, gli fa qualcosa, le fa sparire o le ammazza addirittura. Quindi non lo so, scopriremo tutto ciò nel prossimo episodio. Non è vero, se si sbriga il caricamento che qua sta un bello schermo nero. Ma si è bloccato? Ragazzi, mi sa che si è bloccato tutto il mondo qui. Scusi? Scusate, qui c'è qualche problema tecnico. Insomma, ma mi prende per il culo? E non lo so io, che facciamo? Giochiamo alla tabellina. 2x2 4, 4x2 8. Insomma, e vabbè ragazzi, a fra poco. Riavvio. Ma no, ti prego, da qui. Ma che due coglioni ombreggianti. A fra poco. Ed eccoci tornati nel fantasmagorico schermo nero che stavolta è andato via e siamo pronti. Non so perché si fosse bloccato. But imagine how Kate feels. La prima volta in tutta la mia vita. I'm so glad I get to see her again. I hope it's not too weird for her. No, she'll be stoked to see you. Who wouldn't be? This be it. Sessu? I'm a little nervous. Just go in there and be her friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I was a total dick for blowing a fuse when you answered Kate's call the other day. Good thing you ignored me. I had no idea what shit she was going through. And you saved her. Like me. I'm sorry. Thanks, Chloe. But don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then. Oh yes, I'm on it. E dai. Che faccia finta. Max. Oh, Kate. I thought I'd never see you again. I feel so ridiculous. I'm so sorry. Kate, listen to me. You have nothing to be sorry about. Other people do. You do not know how happy I am to see you. You look awesome. Is it a stupid question if I ask how you're doing? Now that you're here, I'm doing even better. I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down. Max, I felt so lost and alone. When I saw how much you cared, how hard you were trying,
You made me realize I wasn't alone. Thank you. Kate, there are so many people who love you and want to help you. I know. You should see all the letters and postcards. I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me. I'm keeping the balloons, though. One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawings. Cosa sta disegnando? I love your illustrations. Ma fanno cacare comunque. They got kind of dark there for a while. But I have an idea for a new children's book about bullying. I was thinking of having some photographs in there too. I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book. Was that subtle? You better take the pictures, Max. I'm going to be here for another day until my family comes out to visit. How are they treating you? Like they need to protect me forever. They're so upset, and I know they feel guilty even though they didn't do anything. I was surprised how many students from Blackwell wrote me. Daniel, Mr. Jefferson, even Victoria wrote me a very sweet note. And I believe she was being real. Me too. I'm glad you believe again, Kate. I'm working on it, Max. I just pray I can get this drawing right. Bene. Vedo che pian piano si è ripresa. Tranne questa foto qui dietro che vedete a destra con un salsicciotto che sta alzando della maionese. Se la sta spalmando addosso, ma che schifo, signorina. Che pensieri perversi. Vabbè. Il disegno voglio vederlo. Oh, I love Kate's happy rainbow flock. Beh, dai, non sono cose folli, quindi sta bene, credo. Palloncini? Vabbè, non ci interessa. Kate, it is so good to hang out with you again. Max, I owe you so much. And I can tell you want to talk to me about something. Nathan? I want you to know I'm this close to getting all the info I need about Nathan. Nathan Prescott has to pay for what he did. And we have to stop him from hurting anybody else. Well, I did get his ass suspended, so that might be a start. You did? Oh, right on, Max. I love how fearless you are. So what is going on with him now? Che cazzo ne so, Vortex Club? I assume he'll show up at the Vortex Club party tonight like nothing happened. And nobody can do anything to him after what he did. We're going to stop him. I just have to find Nathan's room number, get inside, and get the clues I need. Max, please let me help. I can get the number, and I'll text it to you, okay? Of course, Kate. I can't do this without you. Ah, vedi? Quindi ci aiuterà. Now it's time anche for Nathan to watch out for us. Attenzione, gli pugnaliamo un sandwich sulla schiena. Vabbè. I always want to talk to you. We missed our tea session this week. That was so not cool. We need to plan, like, a tea shop tour of Portland. Oh, yes. And you could bring Warren along, too. Warren? What do you think of Warren? Oh, smart and silly. He's got such a good heart. And he's a cutie pie. You know he likes you. I'm going to the drive-in with him, so we'll see. Anche se sono un po' lesbo. With everything that's going on, a date seems weird. No, you deserve that. Kate Marsh, matchmaker. I'm glad somebody is looking out for my love life. Even angels need angels, Max. I have to get back to our mission. You don't know how much it means to see you again. I do. That's why I love you, Max. Thanks for taking care of my bunny. Tell Alice I'll see her soon. A proposito, la coniglietta, non so se sia morta, mi spiace. Gli ho dato solo una volta da mangiare una carota, non penso per basti per 3 giorni, no? Vabbè, non è colpa mia, che ne sapevo io. Comunque, vediamo un po' cartoline. Guarda qua. Principal Wells knows how to step it up when he wants to. Cara Kate, volevo farti i miei migliori auguri di pronta guarigione. L'Accademia Blackwell prega in attesa del tuo ritorno. Gli studenti e i docenti hanno organizzato una manifestazione in tuo onore e non avevo mai assistito a una tale espressione di sostegno da comunità e docenti per una studentessa. So che le mie parole non significano molto considerate le circostanze, ma è importante che tu sappia che noi ci teniamo a te. Non esitare a contattarci per qualunque bisogno. Cordiali saluti, preside Ray Wells. Alla faccia del cazzo sto pezzo di merda. Comunque, cartoline, vabbè, non ci interessa. Mi posso sedere? E che famo? Leggiamo la Bibbia insieme a Kate. Secondo Giovanni, Luca e Matteo, non so niente di Bibbia. Me ne vado. Fatto la figura di cacca. Comunque, usciamo, va. E
Io ho letto la Bibbia, Kate. Well, how is she? She's still Kate Marsh. Thank God. I'm glad we came to see her. Thanks for coming with me. Ok, ora andiamo a scimmiarci. Let's go pay a visit to Nathan Prescott. That little prick is not gonna be glad when he sees us. Ebbene, speriamo non si blocchi mai più, perché altrimenti... Ehi? Ok. Perché altrimenti bestemmio come non mai. Comunque, questi confabulano. Ah beh, la vecchia e bella scuola. È sempre bella questa scuola. Ci sono sempre le stesse persone, sempre nei soliti posti poi. Questo secondo me si fa le seghe mentali, guardalo. Ah, Samuel, da quanto tempo? Hey Max, how you doing? Oh, hi Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend Chloe. Yo. Chloe. Yo. Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know, lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party, so I hope you'll be there to celebrate, even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Gross! You're out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Ma queste sono bisex, quindi. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Bene. Ah, casa vecchia casa, dunque. Possiamo finalmente andare in giro. Let's see if I can find out where Nathan is. Ah, allora, vediamo un po'. Questo che fa? Ah, si è fermato, eh? Ha paura di me, guarda che si pizzicano in faccia con due coglioni. Comunque, allora. Ah, vediamo un po'. Lei? Scusi, posso fare un cazzo qua? Ma che fai? Togliti. Allora. Justin, it's been so long since I've seen you. Chloe fits in so easy with Justin. I can tell that Justin is really into Chloe. Ok, adesso vediamo un po'. Zachary? Enjoy the big game, Zachary. I hope it's not the last. Sì, lo vedo un po' strano comunque, cioè nel senso lanciano la palla a merda. Parlo prima con Samuel. How are you doing, Max? Been a tough week. Abbastanza. Yes, it has, Samuel. How are you? Sad and confused, like everybody else in Arcadia Bay. You look like you have a lot of questions too. Allora, facciamo la gente. More questions than answers. Samuel is always here to talk. E che cazzo, troppa gente. Have you seen Nathan Prescott around? That would be hard since he was suspended. Ma è giusto. Se l'è meritato. Deserved it. And more. Samuel tries people, but Nathan shouldn't be here. Maybe he's supposed to be here, though. What do you really know about him? Ma che cazzo stai? Not enough to help you, Max. I truly wish I could. Ma che si fuma? I see what you're doing. Okay. Do you ever talk with David Madsen? He talks to me. I listen. That's how David operates. He sees things. Not people. But I think he sees you, Max. Why do you say that? Because you both see with cameras. I think you have better vision than both of us. No, Max.
I just look at everything from a different angle. Mi sembra strano, ma questo bidello è fenomenale, cioè potrebbe essere uno psicologo, uno psichiatra per quanto mi riguarda, è particolare. I actually just talked to Kate Marsh in the hospital. She's doing so much better. Because of you, Max. That was quite a rescue. Capisco e attenzione che la registrazione cosa succede? Do you think that... Cosa succede? Si è fermata. Qui abbiamo il panico ragazzi, cosa accade? Perché ti sei fermata? Scusate ragazzi, le sto provando tipo tutte, quindi non so se adesso andrà meglio. Comunque, scoiattoli. Well, I'm glad to see your squirrels are still healthy and happy on the campus. Me too. If something happened to them... Oh. Not as long as you're here to take care of them, Samuel. The only thing that calms them is food. Lots of food. Which reminds me that I have to feed them now. Guarda che lanciatore di cibo, incredibile. Now, who can I ask? Climate change is a real mess. Ma posso parlargli ancora? Sorry to bother you again, Samuel. There's no bother here, Max. Vabbè, parliamo degli animali. Definitely have. Sì, passa. Gli uccelli morti. What do you think about all those dying birds? Samuel had to bury dozens near the Topanga. Cosa è successo? What happened to them? I would say the sky is too dirty for their wings, but something worse is in the air. It's so ominous. Unless it's fate, then it doesn't matter. Balene spiaggiate? How can anybody explain all those poor beached whales? My dad was a fisherman, and he'd take me out to hear the whales sing. Now they just cry. Do you think this is some kind of eco-disaster, or...? I think it's more than that. Somebody is causing all this to happen. Colpa mia. You think so, Samuel? You and Arcadia Bay are connected by time and tide. Ma che cazzo? So, next time I have a question, I'm coming to you. Ma quindi sa tutto a prescindere che è Dio? Ma non ho capito. I still have a million questions about what's happening to Arcadia Bay. That must be why Miss Gant says you're one of her favorite students at Blackwell. Che ne so io, Eclissi. Even though Miss Grant likes me, I have zero science skills to explain that eclipse. As I was just saying to her, that's because science has no explanation. No offense to Miss Grant here, but this is just the beginning. E come l'inizio di cosa? Beginning of what? Oh, I don't believe anything ever ends, especially time. That's why I can sense something bigger is coming to Arcadia Bay. And Max, I don't like it at all. Immagino. Rachel. I keep thinking that Rachel Amber has a few answers. If we can find her. If Rachel wants to be found. Credi che sia viva? Do you think she's alive? She'll always be alive in our hearts. Sometimes that's all we have left. But... Max, all I can tell you is to stay on your path and you'll find what you're looking for. Rachel Amber is waiting too. Vortex Club? I'd rather be in her class than the Vortex Club. Yes, you would. Rachel saw right through them. She's not the only one. Nobody should be trapped in the Vortex Club. Get out now, Max. While time is on your side. I'm sorry. I better get going now. Now, who can I ask? La prof. Hi, Miss Grant. Max, you always show up when I'm talking about you. I'm still bragging about you and the other students making Blackwell surveillance free. Hai visto? Che ne so io, Nathan? I was looking for Nathan Prescott, and I thought he might be in your class. Mr. Prescott has no class at all after his suspension. I didn't think you were friends. Diamine no. Hell no.
Sorry, Miss Grant. You're an adult. You can swear, damn it. And I'm glad you did. So, you haven't seen Nathan at all? Let's just say I try not to, Max. But I did catch him storming off campus. After what happened this week, I hope you don't see him either. You're not the best student here, but you might be the wisest. Mi ha dato un'informazione, ok. Eventi recenti. I was hoping you could explain some of these crazy things happening in Arcadia Bay. If I could, I'd be collecting my Nobel Prize in Science today. I haven't been able to wrap my mind around that eclipse, much less the snow in Wales. Spiegazione oltre la scienza? I think this is beyond science. Nothing is beyond science except for our lack of knowledge. We may never know why, but that doesn't change reality. I am worried about reality. I feel like it's changing right in front of us. You and Samuel both. We were talking about that before you came over. Our planet is changing, but it's not mystic. It's erosion. Erosione? Animali morti? You think that's why all these animals are dying here? Well, our shoreline has been receding. Not to mention the daily contamination of the ocean. Sì, vabbè, è stata colpa mia, insomma. Devi sapere che sono tornata indietro nel tempo. Ho impedito la morte di Chloe, ho fatto tanti viaggi nel tempo, e quindi questo è il motivo. Altro che scienza. What about wormholes and chaos theory? Like time travel stuff. The only wormholes in Arcadia Bay are underground. And chaos theory is just that. But if this is about time travel, sign me up. Would you really change time? Not after reading that Bradbury story, A Sound of Thunder. I won't give it away, but it involves dinosaurs and butterflies. Oh, cazzo, le farfalle. Time is like a thread, Max. One tug and it all can unravel. Colpa mia, come sempre. Kate? I don't think surveillance would have helped Kate Marsh. Who needs surveillance when we have Maxine Caulfield? You did a wonderful thing. And now we have to make sure Kate gets the help she needs. Do you need to talk to a counselor? Ma che no. Ma però la Blackwell ne avrebbe bisogno. Blackwell Academy needs the help. There's something terrible going on here. You see it, right? This week hasn't been Blackwell's finest hour. But me and some faculty members won't rest until all the students here feel safe, not bullied. Kate was drugged at the Vortex Club party and bullied by them until she ended up on the roof. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start. I don't mean to get riled up, but that party should have been postponed. It's extremely tasteless given what happened with Kate. President Wells? So, why doesn't Principal Wells stop the party? To be honest, he doesn't seem to care about what's going on here. Raymond Wells has saved this school from financial disaster, and he cares more than you'll know. You're wise, but don't be so quick to judge everybody. E invece lo giudico. I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. But you're all too young to be so cynical. But you truly give me hope. I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. I'll see you later. Buonasera, figli maschi, signore. Good. Nathan is not around. I should go back to Chloe. Va bene, allora adesso torniamo da Chloe e ci fermiamo qui per questo episodio. E quindi andiamo da Chloe. Chloe, sto arrivando. Aspetta, c'è qualcun altro con cui parlare oppure... Ah, c'è lei, aspettate. Parliamo velocemente anche con lei, già che ci siamo, perché altrimenti qui... Uè, Gioia. Hey, Brooke, how are you? Come butta? I'm here as usual. By the way, thanks for helping Kate down. Are you okay? Ma più o meno, guarda. I need to find Nathan. Have you seen him around? Ask Warren. I mean, you're going to the movies with him and everything. Come on, Brooke. Don't be that way. Nathan was suspended, but he should still be on campus. Warren's not good enough for you? Okay. I saw Nathan pissed and walking off campus earlier. Good luck getting that date, Max. Ma che appuntamento? I might feel better taking your drone for a quick flight. Miss Grant finally gave up and let me fly her again.
But you're going to the drive-in with Warren, so you don't have time to fly my drone. Ma perché sei incazzata così really? Tanto con me per questo? I can't fly your drone because I'm going to see ape movies with Warren. You are perceptive, Max. Now, excuse me. My drone needs me. Ma allora da troia bifolca. Talk to you later, Max. Ma sta trottola. Ok, me ne vado. Non mi vuole? Va bene. Andrò a cercare un'altra compagna. Chloe, sto arrivando. E vabbè, niente, adesso come detto parliamo con Chloe e ci salutiamo. Ho fatto. Tutto a posto. Yo, bro. Coast is clear. It would be so cool if you and me were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Ugh, you suck. Now let's get into Blackwell Ninja mode. E perfetto, quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, vedremo nel prossimo episodio come continuerà questa storia, se sì ovviamente mettete mi piace, condividete, commentate ed iscrivetevi, noi ci vediamo alla prossima e vedrò di settare un po' meglio il video perché altrimenti qui all'improvviso va tutto a puttane e bestie pesanti e ho rotto i joystick. Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. Bene, possiamo camminare? Wait here. Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Guarda la porta, guarda Now la porta. Have to find Nathan's room. Fai il palo. E vabbè ragazzi, come detto, ci vediamo alla prossima. Cosa guarda, cosa guarda? Moment. Ah, che palle. Scusate. Comunque, Super Max, in caso non ne avessi ancora bisogno, ho il numero della stanza di Nathan, è 111, mamma mia. Kate, sei meravigliosa, grazie. Adoro il modo in cui tiri fuori le ribelle che c'è in me. Sei già una ribelle, credimi, sempre. Per favore, promettimi di fare attenzione, ok? Certo, ti terrò informata. So che lo farai. Va bene. Dicevo, alla prossima. Ma che cazzo? So, room 111 is the magic number. Qui stiamo continuando per millenni. Ciao, ragazzi.